Una tragedia orribile si è consumata a Wogne-le-Grand, nella Francia del Nord, il 30 giugno. Una donna di 35 anni ha confessato di aver prima stordito i suoi figli di 5 e 10 anni con una dose massiccia di farmaci per addormentarli e poi li ha uccisi annegandoli nella vasca da bagno di casa. La motivazione di questo atroce gesto era il desiderio di impedire a ogni costo che il suo attuale compagno, padre della figlia più piccola, potesse condividere la custodia della bambina dopo la loro imminente separazione. I corpi dei due bambini, chiamati Ocean e Gabriel, sono stati scoperti dalla nonna che abitava poco distante dalla loro casa. Purtroppo, quando sono arrivati i soccorsi, i due piccoli erano già morti. La madre è stata poi trovata vicino all'abitazione in una cisterna con dei tagli al braccio. A causa delle ferite è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Successivamente si è scoperto che si era autoinflitta quei tagli, forse nel tentativo di simulare un'aggressione esterna e depistare le indagini.